ex pornostar Eva Enger ha pochi soldi, bella, tanto bella, la ex pornostar Eva Enger, ma è rimasta con pochi soldi, anche se è ancora tanto bella, è rimasta con pochi soldi, tanto è vero che non ha pagato l'affitto di casa e adesso le pignorano tutto quello che lei deve ricevere da Mediaset perché partecipa alle trasmissioni di Mediaset. Adesso però non avendo lei pagato l'affitto di casa, ora i padroni di casa hanno chiesto l'intervento della magistratura e la magistratura adesso pignora i soldi che Mediaset deve dare a Eva Enger. Bella Eva Enger, ha fatto la pornostar, faceva quelle cose che non si possono fare, capito? Faceva le fellazie, il popolo sovrano le fellazie le chiama, pubbliche, però le faceva pubblicamente, capito? Le faceva a pagamento, le faceva le fellazie pubbliche, le faceva per far godere il popolo sovrano. Però si vede che le cose sono andate male perché Eva Enger è arrivata molto tempo dopo Ilona Staller Picciolina, molto tempo dopo Moana Bozzi. Eva Enger è arrivato quando le belle pornostar pullulavano così e quindi venivano pagate poco. Io di queste cose sono ormai 10, 11, 12 anni che ne parlo alle belle ragazze che mi seguono e dico, belle ragazze che mi seguite, non prendetela la strada delle pornostar, no, non fate la pornostar, perché la strada della pornostar oggi come oggi è la strada che vi porta nella miseria, nella valle della disperazione. Date retta Serafino Mazzoni se ne intende. Sono passati i tempi di Ilona Staller Cicciolina 40-50 anni fa, sono passati i tempi di Moana Bozzi 30-40 anni fa. Oggi c'è il porno su internet, capito? Il porno su internet e quindi la paga delle attrici pornostar, ma anche degli attori pornostar, è scemata, è scesa quasi a zero, capito? Per cui oggi la pornostar viene sodomizzata ripetutamente per la gioia del popolo sovrano per quattro soldi. Beh, insomma, Eva Enger bella, è ancora bella Eva Enger e non c'hai continui per pagare l'affitto di casa, capito? Io ve lo documento questo, capito? Queste cose ve le documento sempre perché insegno alle brave ragazze che mi seguono, insegno che è una strada in perdita. Oggi la ragazza che sceglie di fare la pornostar è fuori tempo massimo, capito? Perché le girl pornostar pullulano, e anche per gli uomini è una strada difficile, ma soprattutto per le ragazze, capito? Oggi quasi sta meglio una commessa di un supermercato che una pornostar. Beh, insomma, io vi lascio la notizia, ve la lascio nel riassunto di questo video e guardate quanto è ancora bella Eva Enger, però non c'ha i soldi per pagarsi l'affitto, ok cari amici? Bene cari amici, ok cari amici? Ecco, io invece ho fatto la mia attività, ho fatto il professore di filosofia e storia nei licei, poi ho fatto il preside di ruolo nei licei classici e scientifici, adesso ho la mia pensione e posso morire tranquillo, capito? A tutti tanti cari saluti da Serafino Mazzoni.